Ah, amici della bicicletta, buongiorno. La voce è sempre peggio, ma non importa. L'importante è che il tempo regga perché stanotte ha piovuto un pochino. Sono quasi le 7 della mattina. Ho già sbarcato gran parte delle cose. Ora smonto la tenda, carico la bicicletta e si parte verso Formello. 800 metri di dislivello con 70 km mi aspettano, quindi è ora di muoversi. Ciao ragazzi. Oggi sono proprio gasato. Cioè, è l'ultimo giorno di salite. Da una parte sono dispiaciuto perché sta per finire il viaggio, ma dall'altra parte ci sto arrivando, sto raggiungendo l'obiettivo e quindi questo mi gasa veramente tanto. Quindi, wow, che figata. Speriamo che il tempo regga perché le nuvole qua non promettono niente di buono, però vabbè, dai, ci sta. Adesso vado un po' in discesa e ci vediamo dopo. Ciao! Tratto è tutto sali e scendi, sali e scendi, sali e scendi, sali e scendi, che a me è una cosa che piace un sacco perché faccio fatica ovviamente ad andare su, ma poi recupero. Io amo i sali e scendi, andiamo, dai, li preferisco. Si vede che ci stiamo avvicinando a Roma. Cioè, le strade sono tutta una buca. Erano meglio le strade sterrate della Toscana, almeno quelle erano sterrate. Cioè, qua ci sono crateri. E sì che le paghiamo le tasse. Oh, un pezzo asfaltato. Oh, immortalato nel mio video. Bellissimo. Passare, facciamo cambio. Ciao. Thank you.
18%. Bastardo. Eccomi qui al centro di Formello, ho fatto 70 km con 1160 metri di dislivello, ora me l'ha visto un pochino e poi mi dirigo al B&B che mi aspetta la signora perché stasera si dorme in un bel letto comodo. Ragazzi, ci vediamo per domani che è l'ultimo giorno del viaggio che si raggiunge Roma. Ciao ragazzi!